Ela. Ben ritrovati. Si piglia un po' di birra con la vita. Questa è una Ocean. Vediamo come si inizia. What? Davvero? Strano cambiamento. In effetti non ho guardato le patch note della prossima. Qui ci sono una leone e un Nasus. Io ho una Kindred, quindi suppongo che. Basta. Beh, me lo auguro, se no. Sarebbe un po' una trollata se non aumentassero almeno il drop rate della spatola togliendola dal carosello. Non so come, cosa ne penso di questo cambiamento. Per un certo senso lo capisco, ma non è che mi ispiri tantissimo. Anni di allenamento a cercare di prendere le spatule buttati così. Quanti oggetti? Abbiamo una Giant Slayer e un Morello. Nasus. Mi fa rumore Rolva. Non sono convintissimo di quello che sto facendo. Di nuovo Light. Adesso ho trovato solo Leona. Ok. Quantomeno ho vinto la prima, dai. Va bene. Non ho nemmeno i light. Certo, Nasus col Morello a una stella, forse mi conviene metterlo così. Non sia mai che non. Che riesca a non morire prima di ultare. Vabbè, questa sembra facile. Due sono fatte. Nasus. Boh, andiamo così, suppongo.
Ma i light sono forti in questa patch, tutto sommato. 2. Questo però fa solo Nasus. Beh, 2 è accettabile, l'ultima eravamo in 4 a fare light. Credo di avere degli oggetti sensibilmente migliori di questo tizio. Ok, 3 vinte su 3. Come partenza non c'è male. Addirittura è già su Azir questa spatola. Io ho solo oggetti chiusi, quindi potrei prendere Jax anche solo per avere il light. Oppure no. Vabbè, prenderò l'attack speed su Sion, se no su Malzahar. Karma, Leona, Leona. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Dovrei vendere una Leona e potrei andare a 10 gold se vinco. Quasi quasi lo faccio. Quante leone ci sono in giro? No? 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 Non ci sono leone? No, le tengo, se non ci sono leone le tengo. Nessuno sta facendo leone, quindi potrebbe valere la pena di tenerla, dai. Ma siete seri? Ok. E che Lucian non so nemmeno se riuscirò ad usarlo. Ma nel dubbio li compro entrambi per il momento. È che non vorrei vendere neanche Senna a sto punto. E vendere solo Kindred non serve, quindi niente, si compra questo e questo. Ok, devo dire che fino ad ora ho avuto un bel po' di culo. Ho speso tutto, però la win streak, quindi non dovrebbe essere troppo tragico. Questo lo compro, questo lo vendo. Posto così. Trovare Yorick così presto è veramente culo comunque. Vediamo se continuerà o se mi sta solo illudendo. Ok, allora vendo questi due e vado a 20. Ah, interessante questo. Interessante anche questo, ma non so dove metterlo. È un ottimo champion, ma vabbè, lo metto qui. Potrei quasi pensare di mettere Senna e vendere questa Vayne e metterne un'altra e dare i due Giant Slayer a Lucian.
Potrebbe essere una buona cosa. Soprattutto se non trovo un Hurricane, questo champion è un po'. Cioè, sono due oggetti un po' sprecati se non trovo un Hurricane. Però di sicuro fanno il loro lavoro in early game con questo team. Ok, sto a 20 gold adesso, dai. Non mi sembra il caso di sprecare questo poco di economia che sono riuscito a fare per il momento. Un light, due, no, qui c'è solo Nasus, qui c'è solo Yorick. Basta, nessuna leona tuttora. Questo dovrebbe essere abbastanza facile da uccidere. Ok. Un altro Yorick. È che dovrei trovare almeno un talisman, perché sennò sto team si concretizza a livello 9. Se devo mettere Lucian e Senna. Sono contro di lui. Beh, sarebbe proprio il caso di vincerla. Al pelo? Al pelo. Se non fosse per il fatto che l'ho appena battuto, starebbe messo meglio lui, perché comunque ha 50 gold e comunque se la gioca molto bene. L'unica cosa che non ha adesso è la win streak che ho io. Ma quante spatule si sta pigliando sto tizio? What? Ok, io mi prendo la Magic Resistance, perché mi serve fare o la spatula, cioè il talisman con la spatula, oppure un Hurricane. È fondamentale che io possa fare una di queste due cose. Questo lo posso anche vendere. Se faccio un Hurricane, il Giant Slayer funziona molto bene con l'Hurricane. Se faccio un talisman, posso pensare di darlo a Senna e di fare 6 light con Lucian a livello 8. E magari anche di vendermi questa vein e di dare due Giant Slayer a Lucian appena lo faccio a 2 stelle. Questo è il progetto. No, non ha castato Yorick. Questo è pessimo. Dovrei comunque farcela, dai. Un altro Iron. C'è un altro steel, vabbè, ci siamo capiti. Perfetto. Nice. Col fatto che ho trovato Yorick me ne sto anche abbastanza tranquillo per il prossimo round, dovrei fare facilmente 40 gold vincendo, visto che ho pure Yorick a 2 stelle, ora sono davvero forte. Queste tre leona, sarebbe proprio bello trovarne altre tre, dovrei potermelo permettere. Kindred con l'RFC dà sempre fastidio, ma spero di farcela con sto team, dai.
Direi di sì. Comunque se l'è giocata, eh? Pesante sta cosa. Anche 20 gold va letto, quindi ci ha speso un po'. Ok, lupi. Se vedessi una spatula o una attack speed sarei contento. Una delle due. No, non ho visto nessuna delle due cose. Ok, qui c'è un Luden, lo diamo a Soraka. Ho speso un po' di soldi ma senza grandi successi. Almeno ho fatto Soraka 2 stelle, dai. Manca solo Karma. Porello questo, 0 gold e 19 punti. Ok, abbiamo Karma. Ora faccio anche il livello perché costa poco. Li metto o Senna o Lucian. Senna, dai. Sì, non può sbagliarsi, vero? L'unico problema è che ho ancora 4 light. Questo potrebbe essere difficile ora. Neanche tanto. Soraka che fa un sacco di danni come al solito. Cosa ho comprato? Nasus dovrebbe essere il sesto. Volevo fare ancora un po' di reroll prima di fare il livello. Ok, basta. Fammi vendere, no, ancora uno. Un Lucian, vabbè. Via questo, compriamo Lucian. E basta. Ho speso un sacco. Ma sto Veigar quante volte ha castato? Ok, ora devo cercare uno dei miei oggetti. Non c'è neanche una spatula, però c'è un attack speed. Minchia tsunami, non me la lasceranno mai. Molto male. Infatti è andata. Potrei sempre prendere no, neanche quello. Faccio questo. Lo do a Soraka. Almeno casta subito. Accontentiamoci di questa cosa. Vabbè, stiamo così. Avrei quasi potuto tenere dentro Diana, ma sarebbe comunque stato abbastanza inutile. Mi sono un po' arenato. Era quello che temevo.
Ma sono sicuro che questa soraca che casta subito possa dare un parecchio fastidio. Guarda, ha già quasi smezzato, ci ha quasi ucciso un Varus da sola. Potrebbe andare male questo. Ok, non ho perso tantissimo, ma un po' ho perso. Non sapevo che non mi avrebbe dato più niente, basta. Avrei dovuto tenermi i soldi e concentrarmi a fare i livelli invece di rerollare così tanto per ritrovarmi con 7 Nasus, 5 Vayne, 5 Senna, ma che è sto schifo, 2 Lucian. Devo sperare in degli oggetti carini dai polli, ormai quello è la mia speranza per fare un buon risultato. Si soffre un po'. Niente da comprare. E vabbè, ora farò il livello e metterò dentro due light a sto punto. L'ho tenuto un light? No, vabbè, ma lo trovo facilmente. Metterò Lucian a una stella e qualcos'altro. Se trovo 6 gold posso vendermi anche queste due Senna, che tanto nemmeno le terrò, figuriamoci se mi serve quella. Ah, vabbè. Non avrei dovuto tenerla. Buono. Ora posso avere un light qualsiasi, please. No, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non ho tolto Senna, sono un pirlo. Anche questo è orribile, ma tanto ormai era destinato a non completare più quell'oggetto, perché gli oggetti singoli sono finiti, purtroppo. No, comunque ho vinto. Però questo lo devo togliere per ora. È innegabile. Quello che posso fare è decidere di accumulare un po' di soldi, vendere i progetti falliti e puntare a mettere Senna. Più o meno questo è tutto. Oppure posso puntare sui progetti falliti e provare a finire questi champion, ma ormai sono livello 8 e ho 3 champion in sospeso, tutti e tre una stella, quindi diventa un po' difficile. Leona, questo è un segno. Questo è inequivocabilmente un segno. No, non era un segno. Questi sono 8 gold sprecati, non un segno. Malissimo, non l'avrei dovuto fare. Non si trovano sti champion, è inutile. Dai, basta, tiriamo i remi in barca.
no. Troppi cicci, non ce la fa. L'unica consolazione è che perdo sempre pochi punti per volta. Non c'è un talisman. Piglierò un altro Luden, non so che fare. Ha 40 di mana, quindi sì, ci può stare. Metto lui qua allora. Non ho più bisogno di quello. 60 gold. Beh, ci potrei anche arrivare dopo il drago. Se arrivo viva dopo il drago. Dovrei arrivarci viva dopo il drago. Che brutte cose che sono successe. Mamma mia, che male che fa questo tizio. Non a caso è primo. Ed è in win streak. 6 mage, 4 ocean, 2 mountain, 3 shout, 2 mystica e 2 warden. Ma non ti vergogni neanche questo team. Sto a 20, ma... Cosa devo fare? Ho venduto tutto, quindi ormai posso solo sperare di arrivare al drago. Devo solo non perdere 20 punti in un round, dai, non è impossibile. Questo ha messo un locket. Bruttissima questa lama. Vayne, come era ovvio, si perde sui target singoli. Minchia, ho perso 19 punti. Ho perso 19 punti e sono comunque arrivato terzo. E sono abbastanza sicuro di essere terzo, difficilmente riuscirò a recuperare su questi due. Però, quantomeno ora metto Senna. La metto qui dietro al posto di Aatrox e ci metto questo oggetto così che ricasti la sua ultimate in fretta. Vediamo se con lei riesco a combinare qualcosina in più. Uno da una parte, uno dall'altra, così che vivano più a lungo. Vabbè, ma che devo fare? Il team non è male, gli oggetti sono mediocri e non ho nulla a 3 stelle, questo è il grosso problema. Questo tizio prima mi ha squagliato. Vediamo se ora si vive un po' di più o se cambia poco. Cambia poco. Gli ho comunque fatto fuori più di metà team, mentre prima non l'avevo praticamente neanche toccato. Ma pure questo si prende delle mazzate incredibili. Sarebbe bastato resistere un turno, ma purtroppo sono finito contro quello contro cui non potevo vincere, quindi niente, è andata così. 18 punti, vabbè, piano piano. Lentamente si risale. Questi qui hanno fatto lo stesso team per arrivare quinti e sesti. Questo hyper roll di Predator non lo vedo molto valido.
o almeno non da questi risultati, che hanno tratto entrambi Kog'Maw a 3 stelle. Mi immagino il numero di reroll che avranno fatto per fare sta cacata. Vabbè, faccio un'altra partita tra poco, quindi a tra poco. Ciao ciao.